Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Eccoci qua come sovente capita, con un altro episodio dedicato alla saga delle vostre video collezioni, cioè voi registrate un video inquadrando i vostri orologi e parlando, solitamente dovreste parlare, e io li pubblico, li pubblico qua, e li guardiamo tutti assieme commentandoli, è una pratica divertente che poi ci porta anche a fare delle dietrologie non sempre necessarie, ma sempre divertenti. Ora, prima di tutto mi occorre fare uso privato del mezzo pubblico, come si suol dire nelle trasmissioni importanti, cioè devo salutare Delfina, che è una mia piccola ammiratrice dalla Sicilia, suo padre mi ha detto che mi segue che devo salutarla. Ciao Delfina, un caro saluto. Fatta questa marchettona che devo fare, d'altronde a richiesta, vi ricordo che per partecipare qua sopra, qua sotto in sovraimpressione c'è tutto quello di cui avete bisogno per poter essere indirizzati nel modo giusto. Vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpatico Breitling Cronomat, 40 mm di diametro cassa, calibro ETA 2893, bracciale Roule, Roule, è un orologio simpatico. Eh, bello, bello. Assai, mi piace adesso. Stop ai discorsi useless e passiamo al primo video. Ciao, Davide. Ciao, a ciao tutti, ciao tutti. vorrei mostrare la mia collezione. Ma dai. partiamo da oh G-Shock. Da i guanti che sono questi, quasi guanti da moto da motociclista. Sti qua sono. Eh? Siamo simpaticone. D'altronde, col, col G-Shock eh, ci stanno bene. anche Questi guanti qua così grezzi come lui, grezzi. Bravo. Speriamo che questo video qua dura poco dai. Che ho usato tantissimo, persino rotto. Uh, L'ho usato per tre anni, eh. Eh, 24 ore su 24. Doccia, <ride> 24 eh, bagno, 24. tutto, mare: tutto, tutto. per tre anni. Molto mm. rovinato, molto rovinato, molto bello. Poi passo a ciofeca. A eh, cos'è? Che mi serve per, 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 no, per la notte. Per Perché ho comodino, non ho il comodino, quindi con la lucetta come verde. Ma come non hai il comodino? Ma facciamo una colletta te, ti compriamo la Bajou, il comodino, cioè facciamo un modo di, di tirarti su di morale. Eh. cioè, quindi, ti non hai il comodino, con questo qua fai la lucetta. Mi aiuta durante la notte e la mattina per svegliarmi. Ma va quel paese. Poi passo all'orologio che forse sono più affezionato che è questo sector, oh. io ci ho cambiato il, il, il bracciale con uno scrausissimo, ma non lo uso neanche più anche se è ancora in, in movimento, è a batteria ovviamente. Batteria. E, però me l'ha regalato mio è un regalo tutto insieme dalla mia famiglia e dai miei parenti, oh. e è l'ultimo regalo che mi ha fatto mio nonno quando era ancora diciamo, con la testa a posto. Oh. Mi piace tantissimo a me, Vabbè, tantissimo. però, tira testa. Poi passo Vabbè. a un Sector mm. che è persino morto. È proprio è bruttissimo. Bello, male. È bello, magari, da vedersi, ma no. è fragilissimo. Non c'è neanche più la ghiera. Guarda, pagato 20 euro. Mi sono pentito molto. Eh. Poi passo al primo orologio da notte che mi ha regalato mia, so mia, so mia, mia sorella, come da notte, per il compleanno. Un classicissimo Casio. Mm. Che però si è rotto il, la fibbia, qua Rotte, tutti rotti, e, e quindi non porto più perché mi rischiai di rovinarlo ancora. Ah. Lo so. Costa 20 euro però tutti i 20, 20 euro. Gli orologi. Poi passo Non so se è c'è o no. Eh, tanto no, è un Brain Abart. Ah, non so se si vede, non so, non so. Mi piace tantissimo Con il logo Abarth qua Lo, uh, lo scorpione uh, Abarth Mi piace tantissimo <ride> L'ho indossato veramente tanto uh, È massiccio sì. Perché è massiccio Ma col cinturino Penso in pelle Non lo so neanche io Perché è originale mm. e Diventa davvero, davvero portabile Ovviamente è molto grande Io ho un polso da 18,5 uh, più o meno uh, bravo. Poi passo a due automatici Vai. Un Lorenz Che ho comprato circa 3-4 anni fa non saprei neanche mi piace davvero tanto soprattutto avuto bracciale meno male eh. l'unica cosa mi ha un po' stufato l'abbinamento quadrante così bianco che è, è super leggibile mm. però mi ha un po' stancato il bracciale jubilee così e... con quadrante tutto bianco così ah. però è bello e veramente tanto resistente fate conto che ho rotto un muro con questo orologio <ride> e Ancora funziona perfettamente ma no, ma poi passo all'ultimo mio automatico eh. un orient oh. scusatemi se non so il, il nome ma non me lo ricordo Kamasu, Kamasu. deve essere un 41 mm se non sbaglio sono 40 42 e soleil ovviamente col quadrante rosso mm che era in acciaio che si è un po' rovinata preso una, una, una botticella su una sedia pare l'alluminio a me e sto bracciale è il mio preferito oh. letteralmente bravo è il mio preferito tutti dicono che le maglie i finali sono sono come si dice vuoti sono vuoti ma a me piace da morire bravo poi passo a un regalo che mi ha fatto mia zia mi ha dato 50 euro per la vacanza in Puglia di due anni fa eh. e io mi sono preso questo qua <ride> un navigare cioè fammi capire, ti ha dato 50 euro per, per andare in vacanza e te invece di andarci ti sei, sei sputtanato in un navigare, che cioè, si, poteva anche, to, si poteva anche evitare sto navigare qua, no? Già, cioè nel senso, uno che ha già tanti orologi un pochino così, diciamo, al limite, no? Sei sul limite del, del baratro e non continuare a mettere il limite del baratro, perché poi dopo il baricentro si sposta e cadi nel burrone, hai capito? E te ci aggiungi il navigare. Bene, dai, sentiamo cosa dici. Devo dire è tanto grande, ha i suoi difetti. Ah. c'ha i suoi difetti: il vetro che si, si stisce subito, la, la corona in gomma. Proprio. È un giocattolo mm. è da prendere con le, con le, come se fosse un giocattolo. però è davvero tanto comodo. Davide, sai l'opportunità di, di provarlo al polso un attimo, non per comprarlo, ma di provarlo. Provalo perché è davvero tanto comodo. Grazie per il consiglio amico. infine l'ultimo orologio un sector quello regalato a, a, a Natale che devo dire cioè, l'ho comprato col bracciale mm. ma il bracciale faceva schifo L'ho sono andato dal mio orologiaio di fiducia bravo io ho comprato questo cinturino qua che... in, um, in cordura eh. devo dire è molto bello l'abbinamento mi piace davvero tanto non so se si vede al video però resta comunque rigido c'ha quasi un anno di, di, di vita questo cinturino e è davvero ancora duro eh eh, grazie a tutto, Davide. Eh. Grazie prossimo video che, ti, che, che, che vi mando. Vi, mh, vi porterò, se mai, i orologi di, 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 di mio papà. Ah, ecco. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Speriamo negli orologi di tuo papà. Perché questi qua, insomma, non si salva mica tanti. Eh. Cioè. No. Lawrence, Braille, Sector Navigare, dimmi un altro, un altro marchio da profumeria e mettiamocelo lì in mezzo perché io oh, l'hai preso tutti e poi a quarzo c'è cioè una serie di. L'unico che si salva che si eleva che si eleva da questa melma è il Camaso rosso, che è un bello orologio, proprio oh, bello quello lì. L'Orient Camaso, che guarda caso, è l'unico di cui non ti ricordi il nome, cioè il più bello e non ti ricordi il nome, poi grazie per il consiglio per Provare il navigare, che mi si, apre, mi si aprono le porte, vedo la luce. Se provo quel navigare lì, come dici te, non mancherò. Appena mi capita un concessionario, eh, gigetto un concessionario che c'ha c'hai navigare, una profumeria, un centro commerciale dove c'è gli anni. A navigare lo provo, eh? Lo proverò. Grazie mille. Aspettiamo con ansia gli orologi del babbo, che sicuramente saranno meglio dei tuoi. Ma diciamo che ci vuole poco. Eh. Prossimo video. Ciao Davide, ciao a tutti ciao. e partiamo subito a bomba. Ma, ma quando mandate mandato un video, perché non mettete un po' di voce, un po' di diaframma, no? Siete tutti così dimessi, sommessi, cioè sotto voce, sembra di essere da Marzullo a mezzanotte. Ma con questo bellissimo orologio in legno. Legno? Cinturino in legno, tutto in legno. Tutto in legno. Anche ecco particolare. Mmm sicuramente partirà la ciuffega uh, nel camino finire il legno ne volevo nel lo tengo. questo qui sta sempre al mio polso meno male praticamente 5 giorni su 7 la particolarità è che ha il fondo nero rarissimo e trovabile meno male lo scambio solo con il Rolex Daytona perfetto Questo è il regalo della comunione di un mio zio. Però. Tissot, eh, profondità 30 metri al quarzo, ovviamente. Ovviamente. Eh, però guarda, è un cronografo. Molto bello. Molto bello. Cinturino in pelle. Bello. Niente. Yeah. ancora lo uso. E ancora lo uso. Questo, è sempre al quarzo, è eh, il watch. 100 metri e... era di mio nonno molto elegante sì. molto bello poi siccome sono povero e non potrò mai avere un Rolex ho pensato bene di farmi questa ciuffega qua BAM Boom. Savoro ma perché questo è automatico eh? guarda e riparte e riparte spettacolo e funziona bene e ogni lo metto questa è una cosa inguardabile la eh? cosa più brutta va bene dai proprio il resto un bell'orologio la lente la lente Perfetta fa... ma cosa perfetta ottimo lo qua c'è eh? Poi c'è questo da Goyer che mm, credo sia l'orologio di maggior valore a livello di, ma, di marchio. Un bel pezzo è dell'88, mi sembra. 88? Dimmi cosa ne pensi e cosa ne penso. Si può fare a meno, no? Ecco qua. Se ne può fare a meno, però al quarzo. Cosa ne penso? Ora che lo, lo guardiamo un attimino per bene, cosa ne penso? C'è scritto T-Swiss made T. 15 agli indici al trizio. È eh già, eh, eh, insomma, un minimo di, di, di senso ce l'ha. Dai, dell'88. Siamo nel pieno, nella piena era degli orologi al quarzo. Questo qua probabilmente voleva essere veramente la punta di diamante delle coll della collezione delle collezioni anche se ora guardate bene eh, essendo placcato, guardate i cavalieri che sono sulla ghiera come si stanno scolorendo cioè questo è veramente una una soluzione cheap hai capito Ma, eh, cioè fare le cose placcate veramente nel tempo poi dopo o cromate nel tempo poi ti lascia va ah, bene comunque dai questo qua te lo promuoviamo eh? un tagoier al quarzo degli anni 80 promosso Vabbè, questo era uno dei primi smartwatch usciti, ormai è andato nel senso, molto passato. Questo invece è il regalo della un Umbrail Tribe, quindi anni '90'. Molto bello, fa un po' te... non lo metto più. Eh. prova via l'ho usato in passato. Eh. Coraggioso, coraggioso, questo fossil. altro regalo. Ci mancava un fossil tra Braille, no? Un orologio fossil che non uso più, però eh, ce ho. Non lo più. Non me lo tengo. Questo è un orologio che mi piace da matti, oh. lo uso tanto. È il 6 5, un classico. Vai, toppino è bello, forte ah. oh, un top. Eco 5 siamo alla futa, non, sì. non li cambio mai quindi tengo quelli originali. Dai, faccio vedere gli ultimi due che ci leviamo dai scatoloni. Questo è l'orologio che praticamente credo sia il più performante. Mm. Eco driver, imbroglion eh... tutto in titanio e radio controllato della Citizen. È radio controllato, radio controllato, bravo, fantastico, bellissimo questo. Fantastico, bellissimo, però non mi puoi dire che è il più performante. Eh beh, perché si collega al segnale radio e ti riporta l'orario qua sopra. Performante, sì, è come performante Alexa. Se gli dico Alexa, che ore sono? Sono le 4.40 del pomeriggio. Oh, sarà performante, è per forza, si collega e mi dice l'orario. Sto qua uguale, si collega e mi dice l'orario, è performante, sì. Poi possiamo anche dire che Citizen, Eco Drive, a solare, radio controllato, e in titanio, è proprio veramente l'archetipo dell'orologio Citizen moderno, quindi ha anche un senso no, averlo. Però dirmi che è, più, è il più performante, No, è, sono buoni tutti. Si è beccato anche il top al Seiko 5, credo che sia la prima volta nella vita, cioè dopo tutta una serie di orologi dimenticabili, quando vedo un Seiko 5 mi, sa, mi, 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 mi si apre il cuore, capito? Quindi mi voglio vedere il top, gli ho dato il top. Ma non ci fate l'abitudine il top al Seiko Andiamo avanti, dai, vediamo un po'. Guarda la particolarità del fondo. Fantastico. Fantastico e per chiudere eh, in bruttezza eh. abbiamo questo bel prismato della Chronotech l'avevo comprato da un amico perché pensavo fosse fosse particolare averlo in collezione certo la certo. ecco vicino sì. non lo metto mai meno male eh, abbiamo capito non lo metti mai grazie non lo metti mai. ciao a presto Ciao, a presto, abbiamo capito che non, non li metti mai quasi nessuno perché 5 giorni su 7 c'avevi il caso, quello uh, digitale tutto nero. Veramente non so come si possa indossare 5 giorni su 7 il caso è tutto nero. Cioè, per lo meno utilizza il Seiko 5 o il Citizen radio controllato. Quelli sono gli orologi, insomma, un pochino più che ti danno soddisfazione al polso, no? invece il, il, il caso digitale certo che tra te e quello di prima fate a gara chi ha più orologi veramente dimenticabili eh? perché come marchi vi compensate quell'altro Braille Sector navigare te fossil cronotech cioè veramente mi state facendo vedere il ventaglio del, dell'orologeria proprio dimenticabile quella che affonda le radici negli anni 90 no? anche come design come Quasi quasi chiudo tutto e me ne vado via. Va bene dai, no, facciamo il prossimo video. Dai. Ciao Davide, e Ciao. un saluto a tutti gli amici oh. appassionati del canale. Un po' di brio eh, Mi chiamo Samuele, ho 22 anni, sono Bravo. siciliano, ma mi sono trasferito a Roma per motivi di studio. Eh, ti farò vedere la mia breve raccolta di tre orologi. Ehm, breve mm. e soprattutto molto economica in mm. quanto essendo uno studente non ancora lavoratore non ho tutte queste possibilità economiche da poter investire in questa non è un problema passione. vai non è un problema allora in ordine cronologico ti faccio vedere il mio primo acquisto ovvero City. un Citizen LJ089L monta un semplice miota della serie 8000, l'8210 ehm, per quanto sia un orologio veramente semplice io trovo che le sfere e gli indici fatti veramente in maniera così semplice con questo quadrante blu soleil molto particolare per i riflessi dati dalla luce del sole o da una luce artificiale. Me lo fanno veramente tanto apprezzare, apprezzare: super leggibile, super riconoscibile. E poi mi piaceva perché volevo prendere un Seiko 5, però mi sono subito innamorato di questo e questo lo vedo molto meno rispetto appunto al Seiko. Ho sempre portato braccialato Però ultimamente ho deciso di cambiare Quindi ho preso questo cinturino Marrone E secondo me ci sta in maniera Massimo. Molto molto bella Poi molto, molto il secondo invece è un orologio un po' più elegante mm. Ovvero questo Orient bambino Non è la versione da 38 mm Bensì è quella da 40.5 Che ti devo dire Lo amo è veramente mm. molto bello. Amo questa bombatura del vetro. Non so se si riesce a vedere, nonostante poi quasi a piatto, quindi non è una vera bombatura. Eh, vetro minerale, infatti un po' scheggiato. E non sono un particolare amante dei, numer di amante dei numeri romani sul quadrante. Ma ci Però sta. Devo dire che in questo caso lo apprezzo veramente molto. A questo ovviamente, pur non essendo un grande esperto nel mondo dell'orologeria, una volta preso in mano e arrivato mi... Da Amazon ho subito notato che il cinturino fosse veramente quanto di più brutto io avessi mai visto in vita mia, e quindi ho preso questo cinturino che si rifà veramente molto al, um, ai colori anche interni del quadrante e me lo fa apprezzare veramente tanto. Questo è un movimento di casa Orient eh, il 22 F6724. Eh, mi piace veramente tanto. Lo eh. uso molto spesso, e non necessito di certo di un vestiario elegante per poter mettere qualcosa di più elegante, anzi forse il contrasto jeans e maglietta con un cinturino così elegante, un orologio così elegante, me lo fa apprezzare ancora di più. Ci sta, e ci per sta. ultimo, volendolo utilizzare al mare, ho preso ovviamente la scelta che avrebbero preso tutti, e questo Citizen Pro Master, diver certificato 200 metri, però con movimento eco drive. Questo perché? Perché io ero super convinto che questo tipo di orologio l'avrei solamente utilizzato una volta andato al mare o in piscina. E quindi ho preferito qualcosa a batteria, come dici tu, appunto per evitare di doverlo ricaricare, quindi svitare la vite e impostare l'ora e farlo un po' caricare. E morale della favola, lo metto praticamente quasi tutti i giorni e probabilmente tornerò. Ora, se lo metti quasi tutti i giorni, non esiste il discorso del svitare, caricare, regolare, ma perché eh, lo potevi prendere anche automatico. Lo metti tutti i giorni, a maggior ragione è solo tre orologi, figurati che rotazione che fai. No, lo indossi per... Quindi il discorso, la scusa del svitare, e riavitare non regge. Non regge. Andavi al mare con un bel promaster automatico, una volta caricato e messo al polso, ti va avanti tutta l'estate. Se utilizzi sempre quello, quindi non regge. Passi indietro, lo prenderei con movimento automatico. Eh, però io lo amo, lo amo veramente tanto, è Bravo. un bracciale veramente ben fatto devo dire, non mm. gli avrei dato un euro ma è veramente ben fatto. Eh, niente, questa è la mia breve collezione di orologi, breve. questo ho pagato 140 euro, l'Orient l'ho pagato 85 euro e il primo Citizen, non so se l'avevo già detto, comunque l'ho pagato 75 euro, io mi ritengo abbastanza soddisfatto per ciò che ho acquistato, soprattutto al cioè. prezzo. A cui l'ho preso, ora ti faccio vedere invece un bonus trovato in un cassetto di mio nonno. È questo Bulova, un cronografo della Bulova. E io non so in realtà a che anno possa appartenere. Ho fatto delle ricerche e eh, dovrebbe essere circa degli anni '90, eh, inizio metà anni '90. L'unica certo. cosa che ho scoperto su questo è che aprendolo ho visto che ha un miota 0660 ovviamente al quarzo. Eh, mi piace la particolarità appunto del bracciale, que queste maglie così concatenate con il logo mega mi piace veramente tanto, è un 38 mm. E questa è la mia domanda, ovvero io non so se funziona oppure no, lo devo fare revisionare ovviamente. Ma secondo te mi conviene rimetterla a nuovo? Oppure mi conviene investire su altro, magari e prendere appunto un qualcosa di nuovo, magari spendendo un po' di più? So che non è un orologio molto pregiato, però le sue linee, le sue fattezze mi piacciono veramente tanto. E quindi niente, ti ringrazio per lo spazio che mi offri a tutti quelli che ti mandano dei video e niente. E niente, è grazie, è finito. Allora, eh, sì, è questo orologio qua, questo blocco qua, non, non, serviva a fare, non serve a fare delle ricerche, lo si vede chiaramente dallo stile del bracciale della cassa il design che è anni 90, pieno anni 90, anche, anche quel colore dell'acciaio lì usava, usavano proprio farli così, di questo acciaio opaco, eh? anche i sector o altri orologi non, non, non le marche, ma anche quelle più blasonate, anche, anche Tagoyer faceva queste cose qua, anni 90, pieno spirito anni 90. Ora, lì dentro c'è un calibro al quarzo cronografico della Miota, che costerà veramente 2 lire, secondo me sì ora te sei in una condizione nella quale non è che hai tanti soldi da buttare via quindi io dico sì no pensando al mio portafoglio magari 50 60 70 euro magari per te invece magari ci prendi un altro orologio non lo so io se, se per risparmiare cosa fare cercherei quel calibro che è lì dentro lo cercherei su ebay a comprare proprio il calibro intero perché revisionarlo quello lì non, non lo revisioni cosa ti ci, ci, ci fanno eh, un calibro al, al quarzo non non mi ha detto se non funziona o se funziona, non ricordo se non funziona, è rotto, è rotto e va buttato via. In ogni caso, costa meno comprare un calibrino di quelli miota lì. Che una volta che ce l'hai in mano, poi dopo non sei in grado, è no? eh, meglio anche non rischiare, allora a quel punto vai dall'orologiaio, e dici sono povero come la M, ho già comprato il calibro, perché chiaramente l'orologiaio guadagna anche sui pezzi di ricambio, come tutti al mondo, come il meccanico, chiunque, no? se te ci vai già col pezzo di ricambio in mano, gli hai tolto una fetta di guadagno, Ti dici sono povero come la M, ho già comprato il calibrino, oh, avrei bisogno che me lo metti dentro, me lo pulisce, me lo cosa, ti eh? fa anche un po' la faccia triste, e vedrai che con poco te lo fa questo, Altrimenti. C'è l'altra opzione, cioè non è che siccome non hai soldi o non vuoi sistemarlo, lo devi buttare via. No, lo prendi, lo metti nel cassetto come si suol dire, no? Non lo butti via. Quando avrai finito di studiare, lavorerai, ti sarai sistemato. Avrai avuto la passione sarà continuata. Come no, avrai tutti i tuoi begli orologi per toglierti le soddisfazioni. Tornerai ad aprire il cassetto e magari quelle 100 euro per sistemarlo, a quel punto saranno niente saranno. È possibile spenderle, capito? Quindi puoi fare anche questa cosa qua di certo non buttarlo via, non, 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 non venderlo, lascio lì. È un, è un esemplare degli anni 90 di stile, che poi tra 10, 20, 30 anni sarà ancora più valido come esempio, hai capito? Poi per il resto è la dimostrazione di come con tre orologi messi in croce e nemmeno 200 euro. Hai saputo costruirti una bella collezioncina e divertirti con questa passione, come per dire che no scemi quelli che spendono 5.000 euro in un orologio, cioè quasi quasi mi viene da dirlo a anche a me, un bel Citizen, un bel Eco Drive, no? cioè, belli orologi, un bel bambino, Orient, cosa gli si può dire, niente, hai fatto per ora, secondo me, hai fatto i migliori acquisti in comparazione alle tue possibilità, cioè, hai capito, sei proprio andato al massimo delle tue possibilità, proprio hai fatto il meglio che potevi fare, bravo, dai, prossimo video. Ciao Davide, sono Ciao. Michele e sono Michele. di Cagliari. Questo Eia. è il secondo video che ti mando. Nel primo Eia. ti illustrai gli unici cinque pezzi che avevo in collezione, che sono quelli che stai guardando in questo momento. Nel frattempo si è aggiunta la scatola che li contiene e adesso ti mostro gli ultimi arrivi. Vai, vai. Il primo è un Citizen Echo Drive interamente in titanio, vetro zaffiro. Ma non è radio controllato. <ride> Un caso, correggimi se sbaglio se si pronuncia così, della linea edifice. Ma si sì. la particolarità di questo orologio sta nella tecnologia. Lì a Ore 3 c'è scritto Solar Powered è il nome della tecnologia, ma in sostanza è la stessa dell'eco drive. Lì a Ore 6 c'è una, una sfera orientata a sinistra che eh, mi va a indicare la riserva dell'accumulatore che c'è all'interno. Questo è Ganzo? Eh? Unico pezzo della collezione, torno indietro. Cioè, ci ripenso perché la riserva di carica su un, un orologio a, a carica di luce è interessante, è utile, e ha ragione di esistere. Perché anch'io con le l'eco drive. No, c ho il mio bellissimo Citizen Eco Drive che mi ha regalato un amico Piero. e no, Io ho una rotazione di orologi da 30 orologi e capita che quello lì rimane fermo per un po' e la mia paura è sempre il fatto che perda, perda la, vada a zero perché non sempre c'è la luce dove lo tengo io no? a volte lo leggo al terrazzino così lo, lo punisco deve subire tutta la luce del mondo e si ricarica ma mi tocca legarlo al terrazzino se no se lo tengo lì a volte il suo sistema per farmi capire che, che è quasi senza benzina qual è che la lancetta dei secondi invece di scattare un secondo alla volta inizia a scattare due e allora lì ti dice sono scarico però con la riserva di carica te vedresti prima, quando è a metà, quando è a un quarto, come la benzina nella macchina, a no? un quarto, fermi tutti, prima che mi va a scattare due secondi, due secondi, eccolo lì, lo petà. lo leggo al terrazzino, si prende il suo sole, l'acqua, il vento, le intemperie, perché deve soffrire, siccome è, è un surrogato della batteria, deve soffrire, hai capito? Quindi lo leggo al terrazzino e si ricarica. Quindi tutto questo discorso qua del manga per dire che insomma la riserva di carica su un eco drive secondo me ha senso. Micro brand, prima o poi volevo un orologio rosso e anche un, un orologio di un micro brand. Qui ho unito le due cose. Bello. Questo è un Foibos Voyager, purtroppo dal vivo è molto meglio che in video. Purtroppo, e... aspetta, che lo tolgo dalla, dal cuscinetto perché voglio farti vedere e io. nel dettaglio questo orologio in quanto. Per poco più di 300 euro mi sono portato a casa un diver con design originalissimo secondo me Certo Petro zaffiro, movimento NH35 Voglio far vedere anche come è lavorato bene il, il fondello a vite Kraken. Con il suo bel logo eh, che ritroviamo tra l'altro anche, vediamo se riesco a farlo vedere, nella corona e anche la clasp, insomma, uh, la qualità di questa clasp è la stessa. Uh... Sì, però uh, solitamente la cerniera interna degli orologi è, cioè, è scretrata. no? Questa qua invece c'è la, la parte, quella, la parte là piena. Mi fa strano, mi sembra quasi che si sono dimenticati di togliere un pezzo mentre lo costruivano. Eh. Boh. Cioè, nel senso, è, è una battuta, si capisce che così. C'è anche il perno di chiusura, però ho fatto colpo d'occhio, no? No? Come l'ho detto? Percepita dalla clasp del, dell'Hamilton. Anzi, diciamo che come tipologia è la stessa. La, eh, la prima domanda del video è, que, è su questo orologio. Cosa ne pensi? Anzitutto dell'azienda Foibos. E poi cosa ne pensi in particolar modo di questo di questo modello Voyager Voyager. Io cosa ne penso? Non ce li ho mai avuti per le mani, però si vede lontano un miglio. Intanto che sono di un, con un design almeno originale, no? E poi si, si capisce, si percepisce che sono fatti bene. L'azienda è di Hong Kong, eh? sono di Hong Kong. Uh, questi ragazzi qua non ho nulla da, da, da dire. Cioè, è uno dei tanti micro brand a basso costo, perché 350 siamo nella parte bassa, NH35, che se si voglia, fanno gli orologi fatti bene. Ora questo qua mi, mi, mi stavo guardando che c'è la ghiera girevole sicuramente con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E che minchia mi servono in un diver i numeri da 1 a 11? Secondo fuso orario basta, non, è, no, non posso ragionarlo come... Sì, lo puoi ragionare anche come diver perché sai che al 2 sono 10 minuti, al 3 sono 15 minuti, quindi lo puoi anche utilizzare per i tempi di immersione, fai una conversione mentale rapida però mi piace l'idea dei numeri perché secondo me per leggere un secondo fuso orario così sulle 12 ore semplice con la ghiera esterna ha tutto il senso del mondo io quasi quasi piuttosto che sto minchia di gmt qua con la freccia rossa che mi va a dire i numeri là dentro nel rio che io non li capisco mai non li leggo non li vedo cioè preferisco così con questo qua mi tornerebbe molto meglio a sapere un secondo fuso orario su base 12 ore così alla carlona come si suol dire eh. mi sono dilungato scusate la, uh, la ghiera è unidirezionale 120 scatti in ceramica, ah, eh, anche sì. il bracciale, tra l'altro, bracciale con pin a vite, a vite. è molto originale. Ecco, ritorno sul, sul, sul discorso uh, originalità e ti posso garantire che anche l'accoppiamento cassa bracciale è, è, al, è, davvero, uh, è davvero alta la qualità. Si vede, si vede. Ora eh, andiamo avanti perché non voglio Speriamo. essere prolisso come suggerisci sempre tu. Il successivo è un, un orologio che arriva dagli anni 80, credo che sia stato prodotto tra il 1985 e il 90. Credo che a te non piaccia questo, questo modello in particolare, referenza D060. Mi è sempre piaciuto, lo conosco da sempre, di recente mi sono messo a cercare su internet, ne ho trovato uno usato, ben tenuto, il cinturino che vedi gliel'ho messo io nuovo e usato, sempre, sempre usato, ho trovato anche la fibbia del, del Citizen Pro Master, che all'occorrenza quindi posso eh, smontarlo, eh, toglierlo da questo, da questo Citizen e montarlo, magari in, soprattutto in estate, al Pro Master che ho in collezione. Bravo. Ultimo pezzo, un Glycine Combat Sub da 42 mm, lo amo, lo indosso praticamente quasi sempre. Mi piace molto, anche questo orologio lo reputo ben riuscito, so che li hai recensiti due in particolare mh, tempo fa assieme, nello stesso video, quindi lo conosci già come orologio, però volevo ecco, un tuo parere su questa referenza in particolare. La leggibilità è al top, secondo me. Poi come design non si rifà da altri diver in quanto ha questa particolarità che purtroppo non fanno più nei successivi Glysen che hanno, hanno prodotto da 36 e da 38 mm, cioè il fatto che gli indici non sono a palettoni ma hanno i numeri arabi. Sì, i numeriali mi piacciono anche a me, stampati così magari un po' meno. Quello che mi fa, che mi fa specie è che la sfera delle ore con quella paletta bianca tipo polizia, fermi tutti lì, vuota, sembra incompleta, che si sono dimenticati di... Cosa ci facciamo qua? non lo so, deciditi. No, deciditi, vabbè lasciamola bianca. È andato in produzione bianca così, non, non si può vedere. Piuttosto che fare una tonda così, questo lollipop gigantesco, fatela in un'altra maniera, anche perché la forma è quella Mercedes. Quindi ti aspetti di vedere il simbolino Mercedes dentro, non c'è, ti sembra vuoto. La fai in un'altra maniera, la fai anzi dritta, a matita normale. Cioè potremmo farlo lì, l'unico punto debole è quello lì, per il resto apprezzo. Apprezzo questi qua da 42 tanto quanto quelli da 39, non è che quelli da 42, anzi, sono sottili, sono molto portabili. La mia referenza preferita è quella con gli accenti arancioni sul quadrante, ora ce n'è una marea, sta a spiegare è un casino. È quella con gli accenti arancioni che si discosta ancora di più da tanti tanti altri stili che si vedono in giro. Eh. Bello, promosso questo orologio qua. Promosso peccato perché secondo me era un segno distintivo dell'azienda. e Vabbè, pazienza, speriamo che mh, lo, rintrodo, lo rintroducano più avanti. Però, io, comunque ho già lui: non me ne comprerò altri di Glassing Combatsu. Perché. Lo amo, mi piace troppo. Dovessi perderlo, dovessi rompersi o dovessero rubarmelo. Io questo me lo ricomprerei immediatamente. Identico. È davvero sottile e mi fa impazzire sottile. anche la, il profilo della ghiera. Vabbè, è un bello orologio. Il Glacino è un bello orologio. Niente, dimmi tu cosa ne pensi e di, di questo in particolare. Di questo Glacino con Bazube e anche del Foibos. Te l'ho già detto. Sul Foibos ti volevo chiedere anche se magari. Eh, in futuro hai intenzione di, di recensirne uno, così magari ecco, ti fai un'idea della qualità uh, di, di questi orologi. Un saluto a un te saluto. e a tutta la community. Ciao, 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 ciao. ciao. Io ho già detto cosa ne penso di quegli orologi lì. L'ho già detto. Hai continuato sulla, sulla, sulla buona strada. Nel senso, già gli orologi che avevi prima erano buoni, ottimi. E continuato con degli ottimi orologi. Glissing Combat Sub è veramente un bel orologio. Come il Foibos sì, ho intenzione di, rec di recensire un foibos prima o poi, vedremo chissà quando non so come, non so quando se mi capiterà l'occasione la sfrutterò o di comprarne uno, farmelo prestare vediamo, vediamo da, per il resto si è promosso ha eh, anche fatto un'esposizione decentemente veloce e loquace e spigliata almeno ci siamo un po' ripresi dopo quello di prima che era un punto di morte eh, prossimo video Ciao Davide, oggi Ciao. voglio farti vedere questo orologio di questa casa svizzera chiamata West End Watch Company e cos'è? casa di cui se ne sente veramente parlare poco, quasi per niente soprattutto qui in Italia eh. ma che in realtà ha una storia interessantissima è una casa svizzera che dalla seconda metà dell'ottocento produce orologi ed è ancora in attività e in particolare questo modello il SOWAR come è scritto qui sotto eh, fu assegnato alle truppe inglesi di stanza nel Medio Oriente e nel subcontinente indiano agli inizi del Novecento e si dice che questo orologio fu indossato anche da eh, Lawrence d'Arabia ma questo orologio qua non può essere degli inizi del Novecento con la cassa così ah, non può essere degli inizi del Novecento dai non ho capito cosa volevi dire. Eh, le particolarità di questo orologio sono due. Eh, la prima essenzialmente eh, che è un carica manuale e la seconda eh, è, è questo cinturino bracciale che viene eh, definito bone clip o cinturino bambù. Ed è un cinturino che in realtà era molto in voga all'epoca, soprattutto per orologi di destinazione militare. E le modalità con cui si, si mette sono del tutto curiose. Eh, ora, ecco qua, praticamente va fatta passare questa fibbia dall'altra parte e poi eh sì. quando si è raggiunti diciamo la, il diametro esatto del proprio polso secondo i propri le proprie comodità si infila la fibbia all'interno di questo spazio eh. ed eccolo qua è un orologio 38 mm che polsa veramente bene comodo leggero e eh, in ultimo mi vorrei fermare sulla mh, sulla, sulla bellezza di questo quadrante eh, Sunburst, sunburst. Eh, con questo sole che eh, restituisce degli effetti di luce veramente particolari. Nulla, volevo sapere cosa ne pensi e spero che eh, questo marchio diciamo, possa incuriosire anche gli altri appassionati in futuro. E sinceramente spero che questa casa faccia una riedizione di altri orologi magari con movimenti e materiali più moderni però seguendo sempre questi, questo stilema di eh, questo quadrante con eh, al centro questo sole dorato sì. grazie per l'attenzione rock. rock insomma un video con un, un solo orologio una, una, una monocollezione no chiaramente avrà altri orologi ha approfittato del fatto che vuole parlare di un video così, ne ha fatto uno bello corto spigliato con un solo orologio. bene, questo orologio qua, la, la leggibilità non mi sembra il punto forte, perché con quel sole lì in mezzo al quadrante che spricchia ovunque, le lancette si perdono un po', però lo stesso il, il bracciale lì, col, il stile militare lì, anche uno Yema è uscito con un, un bracciale fatto così, e se uno non sa l'origine di, di, di questo stile, rimane un po' perplesso, perché sembra leggerino, no? Ma in realtà è così. Però allora, questo tipo di chiusura così è incastro a me non è che mi sembra la più sicura del mondo che mi dà quella sicurezza no? andiamo a scalare, facciamo qualsiasi cosa un colpo si stacca così e l'orologio cade giù da, da, di dirupo oppure cioè, lo perdi appoggiato così a fare il tuo bellissimo nel deserto il giro nel deserto sulla jeep no? Così trucco, lo perdi, ti va a finire nella sabbia ci sono i leoni, se lo mangiano eh, e finisce e muore eh, capito? poi muore Va bene, comunque l'orologio è bello, è il, fatto, il, il punto interessante è che tu hai messo in evidenza un marchio e un orologio che nessuno conosce, nemmeno io, quindi è uno spunto di riflessione, di studio, di interesse per tutti quelli che stanno guardando questo video con questo tuo orologio e questo marchio. Eh? Anche, servono anche a questo i video? Uh, incuriosire, a farti partire la scintilla per andare poi a informarti di più perché quando ci si informa in autonomia è sempre meglio perché si riesce a trovare tutte le strade per arrivare poi a quello che si vuole e, e nel frattempo tutte le informazioni vengono immagazzinate nel cervelletto piuttosto che sentirtele dire dagli altri Boh, mi sembra di aver detto tutto, oggi proprio sì vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, spero vi siano piaciuti i video e il presentatore, spero vi siano piaciuti gli orologi che abbiamo visto dentro ai video presentati dal presentatore e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile qui su YouTube. Love.